Le condizioni di estrema difficoltà in cui oggi sindaci e amministratori locali sono costretti a operare meritano una riflessione seria e condivisa. Così l'Assemblea dei Sindaci della Locride ha deciso di riunirsi simbolicamente a Caulonia, il cui sindaco Caterina Belcastro la settimana scorsa è stato destinatario di una lettera minatoria. Tantissimi gli attestati di solidarietà, di vicinanza di tutti gli amministratori dell'intero comprensorio della città metropolitana di Reggio Calabria, ma anche dei tanti cittadini, degli amici, veramente vicino a me, ma vicino all'amministrazione comunale che io rappresento. Mancanza di igiene, assenza di manutenzione, di interventi su strade, aree verdi e soprattutto su fossi di scolo e torrenti. È la condizione in cui versa gran parte del territorio di Corigliano Rossano, soprattutto nelle aree periferiche. Questo è il torrente Frascone, una vera e propria emergenza idrogeologica in un territorio che negli ultimi anni purtroppo ha subito gli effetti di numerose alluvioni. Ma a preoccupare è anche il randagismo e le discariche a cielo aperto che si accumulano nelle zone di confine a causa della mancanza di controllo e sicuramente anche di senso civico di tanti provenienti anche dai paesi limitrofi. Siamo usciti da amministrazioni che purtroppo nella gestione della cosa pubblica hanno avuto una serie di problematiche che tutti sanno. Arrivano buone notizie dalla trattativa sindacale in atto tra i dipendenti del CNR di Pianolago e i vertici del Centro Nazionale di Ricerca relativamente al paventato spostamento dell'attuale sede ad un'altra situata nel campus dell'Università della Calabria, ritenuta però dal personale tecnico-scientifico della struttura non idonea ad allocarvi tutti i servizi, in particolare quello fondamentale della risonanza magnetica, impiegata non solo per la ricerca ma anche a fini diagnostici, che rappresenta dunque per l'utenza un importante presidio di carattere sanitario.